Gianni Colacione per Libre TV, siamo in chiusura del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, il 13 luglio ormai le persone stanno abbandonando la sala, siamo in compagnia di Roberto Zoccolan che ha presentato una mozione particolare intitolata Ritorno alla vita statutaria del Partito Radicale. C'è stata qualche iniziale discussione, neanche polemica si può dire, sulla ammissibilità di questa mozione, perché parla appunto della vita statutaria del Partito Radicale. Adesso ci dirà qualcosa Roberto, che è il primo firmatario, che ha visto appunto queste piccole discussioni preliminari, hanno visto Marco Pannella esporsi a favore della presentabilità e in accordo con il presidente del comitato Silvio Viale. Ecco Roberto, come ti sembra che sia andata? E è stata anche ampiamente accolta dal comitato questa mozione? Beh, questa era una mozione, e poi anche tutto il dibattito che ha anticipato la votazione della mozione sulla ammissibilità o meno, che è stato un dibattito piuttosto acceso, e riguardava il fatto che, siccome era si rivolgeva a quella che è la vita statutaria del Partito Radicale Non Violento, Trastazionale e Transpartito, se fosse ammissibile o no il fatto che potesse chiedere dei vincoli al soggetto di cui i Radicali Italiani è costituente. Nella formulazione della mozione non c'era assolutamente la richiesta di un vincolo verso il Partito Radicale, ma anzi appunto questa mozione voleva essere semplicemente un segnale politico di avviare appunto un percorso per arrivare al congresso del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, la cui attività statutaria ormai è ferma da 31 mesi, da quando il segretario Demba Traoré ne si è dimesso, ma è semplicemente desaparecido. E bisogna dire che il comitato questo segnale politico l'ha dato, anche perché questa mozione particolare è passata con un numero di voti di gran lunga superiore a quella che ha avuto la mozione generale. Quindi ci auspichiamo che venga appunto avviato un processo attraverso il quale si giunga alla convocazione del congresso del partito, che, come ho anche fatto presente nella presentazione di questa mozione, in due occasioni, poi in un'occasione per la convocazione del fronte italiano, è stata avviata, è stata comunicata anche nei siti degli organi ufficiali del Partito Radicale, e con un preavviso minimo che era di 3 settimane, di un mese, e poi ovviamente, essendo forse stata una convocazione affrettata, è stata cancellata. Ho ricordato la copertina degli altri di Sansonetti, dove bellissimo numero sul Partito Radicale, ma poi in copertina si annunciava la convocazione di un congresso che non c'è stato. E quindi auspichiamo che venga avviato questo percorso. Io ho anche proposto magari di avviare una forma di autofinanziamento di scopo, in cui magari proporre una data non assolutamente così ravvicinata come quelle altre che sono state proposte, magari appunto tra 6 mesi, chi lo sa, e avviare appunto una sottoscrizione di autofinanziamento di scopo. Perfetto Roberto, un commento un po' sulla anche affluenza a questo comitato, nella prima volta che, non solo nella prima giornata o nei primi momenti, ma anche nei giorni successivi, ho visto che insomma le liste degli interventi erano un po' magre. Pensi che sia un caso, un segnale di qualcosa? Beh, è un segnale di molte cose, magari forse rimando anche a rivedersi il mio intervento in comitato, in cui faccio presente anche una situazione proprio di forse incomunicabilità interna tra la vecchia guardia del partito e la nuova, tra virgolette, dico, in cui forse non viene riconosciuta anche la dignità di avere la franchezza di un dibattito sulle idee, e questo è gravissimo all'interno di una comunità politica prima ancora che in un organo politico. I dati di affluenza e anche di partecipazione di questo comitato sono evidenti di una forse stanchezza, di un anche sempre più progressivo perdita di entusiasmo. E forse proprio perché la partecipazione
al comitato non viene forse più considerata portatrice di effettiva azione politica. Ok, ringraziamo Franco Zoccolan, che ricordiamo Roberto Zoccolan, che viene dal Veneto, quindi insomma adesso aspetterà un bel viaggio di ritorno. Grazie. Saluto Franco Fois, che forse ti sei confuso. Grazie a te. Ciao.